sta per iniziare la partita con Eminem come sottofondo. Ecco, partita iniziata in questo momento. E adesso andranno a sfumare Eminem. Primo time out, c'è il lancio delle magliette, siamo 15 a 13 per Detroit, dopo 5 minuti, adesso c'è il lancio delle magliette, praticamente c'è quello che lancia col fucile d'aria compressa per arrivare in alto, ma non lo vedo in questo momento, quindi questo è il primo time out. Siamo al secondo time out su un canestro da 3 punti di Harden, 29 a 26 per Houston, siamo ancora nel primo quarto, 2 minuti e mezzo dalla fine e c'è uno spettacolino, vediamo che spettacolino è. Ultimate challenge. Sembra che, se ho capito bene, una gara a ostacoli. E vediamo di cos'è perché ovviamente... Il primo che fa canestro vince, ma sono delle chiavi che adesso deve correre. E ha vinto, cosa ha vinto? What do you want? T-shirt? I don't know. Adesso inquadreranno cosa hanno vinto, c'è una maglietta, il pallone autografato. Come vedete è interessante anche il momento del time out, quindi è uno spettacolo anche per chi non è amante del basket, comunque venire a vedere una partita NBA è bello. A me piace il basket, però se qualcuno viene negli Stati Uniti durante la stagione gli consiglio di andare a vedere una partita, perché comunque è uno spettacolo ed è divertente. Adesso andiamo a vedere gli ultimi 2 minuti e mezzo del primo quarto. Harden ha già fatto 14 punti su 29 di Houston, quindi un fenomeno a Detroit. È finito il primo quarto, 34 i pistoni, 30 i missili, Harden è uscito gli ultimi 2 minuti, quindi ci hanno sorpassato. Adesso è il tempo delle cheerleaders. Le faccio vedere in grande, va?
L'ho notato adesso che dietro il canestro qua c'è il cronometro di quanto manca alla fine del timeout, in questo caso alla fine, all'inizio del secondo quarto, e sono 8, 7, 6 secondi. Quindi dopo saprò più o meno quanto tempo ci sarà per riprendere il gioco dopo il timeout. Si inizia il secondo quarto. Guardando, Harden è ancora in panchina, però è rientrato Cappella. Ok, Dance Camp per il nuovo time out. Houston 45, Detroit 43, ma adesso Dance Camp. E voilà! Praticamente inquadrano spettatori che ballano. E loro ovviamente tutti vogliono essere ripresi, perché questo non è un del pubblico, ma è un professionista. Fate vedere il pubblico, che è più divertente. Mancano 40 secondi alla fine praticamente fanno il pubblico contro il professionista. Intanto la partita è ricominciata. Allora, siamo al secondo quarto, a metà del secondo quarto, 49 i pistoni, 47 i missili. E per chi non lo sapesse, Houston Rockets l'anno scorso è arrivato nella finale di conference, persa contro Oakland Warriors, che dopo hanno vinto il titolo NBA per il secondo anno consecutivo. Vediamo lato, fallo intanto di Harden, questo è Griffin. E quindi quest'anno invece Houston è partita malissimo e ha perso nelle prime 7 partite, ne ha perse 5, dopo si è ripresa, adesso è in serie positiva da 5 partite. Adesso non vi faccio vedere i tiri liberi perché sono noiosi, quindi riprendo dopo quando c'è azione. Siamo negli ultimi 10 secondi, 61 i pistoni, 15 i Rockets. Il tempo parte quando toccano la palla, eccolo qua, James Harden, l'ultima azione del primo tempo. Provano da 3 punti, niente da fare. Si conclude il primo tempo 61-56, 15 minuti di intervallo, adesso ci sarà lo spettacolo. Siamo nell'intervallo, c'è la mascotte che sta ballando e hanno montato dei trampolini, varie luci, quindi adesso penso sarà uno spettacolo
Fans brought to you by Sprite. Welcome to Center Court, your Detroit Pistons Extreme Team. Minuti abbondanti all'inizio del secondo tempo, niente, ci riposiamo un po', sto facendo più video
per quanto riguarda time out e intervalli, perché comunque è la parte che probabilmente la gente non conosce, cioè le partite si possono vedere tranquillamente anche in Italia, quindi vi faccio vedere quello che succede mentre in televisione passa la pubblicità. Happy birthday Christopher, okay. Happy birthday from the bridge. Dai, niente, al secondo tempo, forza missili.